Ed eccoci ragazzi, dobbiamo aggiustare la ruota del carro, sono sempre Sion Silver. Quinto episodio di Red Dead Redemption 2, quindi sollevala. Diamo una spallata, vai, boom, la mettiamo dentro così, eh. Così si stacca ancora dopo. Ah, come nuova, via. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in, and I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. So. Quindi ragazzi, abbiamo perso la carovana. Gli indiani sono sulle nostre tracce, che avete visti. This is the heartland we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of their just talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. Oh, life had been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? Ecco qui, stiamo andando così a Overlook, da quel che hanno detto. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. The Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know. Maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than
we got her. Ecco qui, ricordano un po' i vecchi tempi. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay, thank you. Ok, abbiamo delle piante medicinali, ragazzi. Oh, stiamo andando fuori strada. Vai, vai, andiate cavallini. E mettiamo la visuale dinamica che è così comoda. Oh, 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 oh. Ecco, ragazzi, scusate, un attimo di panico che la carovana ha fatto un po' di chicane. Ok, abbiamo fermato il carro. Okay, let's go. Qui è Javier Escuela che era qua ad aspettarci. Something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Jose. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. A long way from a dream of virgin land in the west. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here, then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam, in a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Mr. Shaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ok, ragazzi, dunque, questa è la nostra tenda dove potremo personalizzare Arthur, quindi. Ed ecco qui.
cominci il secondo capitolo, Horseshoe Overlook. Quindi ne vedremo delle belle nel secondo capitolo, credetemi. Il primo era solo di prologo, come vi ho detto. Quindi, che dire, un paio di settimane dopo addirittura. Wow! Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more. I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Grazie. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Quindi lui si legge un bel libro. Ecco qua, ragazzi, finalmente siamo entrati nel nostro open world, quindi che dire, qui potrete radervi la barba. Ecco qui, come vedete, abbiamo, facciamo barbe, baffi, facciamo tutto, e qua possiamo abbassare, aumentare oppure anche i baffi. Una volta che facciamo una parte del corpo come baffi o così, vedete, praticamente non possiamo più tornare indietro, dobbiamo aspettare che ricresce. Noi terremo il barbone, perché noi teniamo il... La pomata per capelli non ce l'abbiamo ancora, quindi niente da fare. Rimaniamo belli zozzi. Un'altra cosa simpatica di Arthur Morgan è che potremo cambiarci i vestiti con una serie di set preimpostati, come vedete. Questo qui era il set che avevamo sulle montagne. Questo qui è uno dei miei set preferiti, oltretutto. E per il momento abbiamo questo. Poi possiamo fare un nostro fashion e mettere i pezzi che vogliamo noi. Quindi durante la nostra run vedremo di vedere, possiamo mettere bandane, gli accessori per il collo, i guanti, gli equipaggiamenti per armi, le bisacce. Adesso abbiamo poco materiale da utilizzare. Quindi, ragazzi, ad esempio... gli abiti li abbiamo visti, i cappelli, abbiamo diversi tipi di cappelli, come vedete possiamo selezionare diversi cappelli o nessun cappello, i soprabiti ne abbiamo altri rispetto a quelli che abbiamo visto, quindi possiamo anche lì sbizzarrirci, e così per un po' tutte le parti del corpo, non sto a farvi vedere tutte. Quindi ecco qui, possiamo mettere anche il colletto aperto, come vedete, gli stivali sopra o sotto. Insomma, tante cose carine si possono fare. Inoltre, nella nostra tenda possiamo esaminare, dormire o esaminare delle cose. Quindi, questa fotografia dovrebbe essere la madre di Arthur. Se giriamo, avviciniamo la visuale, leggiamo. Beatrice Morgan, morta nel 1870, sembra, quindi, o forse la foto del 70, comunque vuol dire 29 anni prima, potrebbe essere la madre. Quindi, poi cosa abbiamo anche qua? Abbiamo diverse foto che possiamo vedere, che Arthur appunto conserva in modo geloso, a quanto pare. Ecco qui, abbiamo la visuale di questa bellissima donna, che sarà qualcuno di importante nel passato di Arthur, non è scritto, lo capiremo meglio. Oltretutto, ragazzi, abbiamo anche una visuale in prima persona, come vedete, quindi se volete giocare in prima persona, che dire, nessuno vi vieta di farlo. Qui abbiamo delle altre foto, ispeziona, ecco qua. Lily Morgan, quindi potrebbe essere la foto del padre che era un ricercato,
una foto di famiglia, pensiamo, di Arthur. E poi abbiamo anche il cane di Arthur, da quello che... Ecco, cane di Arthur, padre di Arthur, Ferro di Cavallo, Osea, Dace e Arthur, quando erano... Praticamente quando Dace lo vedete in mezzo, Osea a lato, e Arthur è ragazzotto giovane, quindi... E poi il suo ferro di cavallo. Dunque, ragazzi, abbiamo esaminato, abbiamo fatto un po' l'esame di ciò che c'è qua nell'accampamento. Inoltre, potremmo fare molte altre cose nell'accampamento, tipo dirigerci, se non mi sbaglio, dal macellaio e fare appunto delle modifiche al campamento. Quello implicherebbe cacciare molto, è una cosa che io penso di saltare. Inoltre qua possiamo contribuire alla cassetta delle donazioni, questo ci aiuterà, come vedete, diamo un oggetto di denaro, ne abbiamo poco, doneremo gli orologi, le fibbie d'argento, come vedete stiamo facendo delle signore donazioni, almeno inizio gioco, e niente, abbiamo appena donato, qui avremo un libro contabile se non mi sbaglio. Abbiamo guadagnato morale anche. No, non dobbiamo più contribuire. Chiudi. E dovremmo avere anche un libro contabile ad Osier Overlook che ci permetterà di modificare il nostro accampamento. Lo vedremo quando avrò modo di farvelo vedere. Per il momento forse non è ancora disponibile. Quindi ragazzi, io adesso mi faccio un giro nell'accampamento, vedo un po' da farsi e ci vediamo a breve qua. Facciamo un taglio, vedo qualche attività e poi ritorniamo con un'altra missione, ragazzi. Grazie di avermi seguito fino a qui, rimanete con me perché il video non finisce. Anzi, siamo solo a metà. A tra poco. E rieccoci ragazzi, dunque, ci siamo fatti un nostro, come dire... Kit, ci siamo vestiti un po' da nobili uomini, come vedete, va com'è bello adesso Arthur. Ci abbiamo ancora il barbone, ma noi la facciamo crescere la barba. Ed ecco qui, se andate dal nostro macellaio Pearson, potete fare crea miglioramenti. Ecco, sarebbe felice di fare cose se ci porta i materiali, se ci porta i materiali giusti. Ecco qui, come vedete, possiamo fare altri tipi di bisacce, quindi dovremmo acquistare degli oggetti per lavorare la pelle. Possiamo migliorare l'alloggio di Arthur, come vedete, no? Quindi coperture di puma, le teste di ariete, così un po' per tutto il nostro, come si chiama? Ecco, qua non possiamo fare niente, ovviamente non siamo mai andati a caccia, abbiamo bisogno delle pelli perfette per fare queste cose. Quindi, ed ecco qua, muoviamoci, qui la nostra misoscia. Abbiamo già contribuito alla cassetta, non abbiamo molti soldi nella cassetta, ma noi siamo stati abbastanza incisivi. Ecco, Dutch. Sometimes I prefer a pipe. I've been meaning to get one for ages. I left the old one in Blackwater, I know. Well, if I find one, you can have it. But you are a gentleman, Mr. Morgan. I raised you well. Don't take too much pride in your work. Ok, abbiamo ottenuto una richiesta oggetto per, come si chiama, da parte di Dutch. Buongiorno, signor Strauss. Allora, possiamo mangiarci lo stufato perché appena... C'ha fame il nostro prigioniero, quindi noi pigliamo lo stufato. Ah, lo spezzatino lì. Va che buono, eh? Me lo magno tutto, eh? Ti piace lo stufato? È finito, mi dispiace. To per terra. Cose che capitano. Ciao, ciao, eh? Dunque, andiamo a fare una missione, ragazzi. Vediamo di procedere. La missione più vicina è quella di Yankol,
ovvero dello zio. Vedete là sulla mappa? Perfetto, quindi andiamo a pigliarci lo zio. Guarda lui come lavora. Ciao zio! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all two to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go! Fair enough. You got me. Come on now. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. We're embodiment of civilization. Ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Ok ragazzi, usciamo dal nostro campamento e cominciamo a trovare un modo per fare soldi. Da quello che abbiamo capito, le ragazze vengono con noi, dovranno derubare qualcuno, non si sa. Ok, mettiamo a visuale dinamica perché sono un pigro. Aiuto. Ok, questo ci farà salire la morale. Quello bianco, ce n'è uno di cavallo, quale sarà? Allora, dobbiamo tranquillizzare il cavallo, ragazzi. Possiamo anche studiarlo. È uno Shire. Adesso lo accarezziamo. Ok, ora lo riportiamo dal nostro cocchiere. Quindi, come vedete, ragazzi, vita nel West, vita di fine 800. Abbiamo fatto una buona azione. Here you go.
You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Ok, possiamo partire, ragazzi. Andiamo a Valentine. C'è anche il treno, guarda lo spettacolo. Ed eccoci in città, ragazzi. Ed eccoci arrivati. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Che bei discorsi. Is the place now. Come on. Ok, siamo all'Emporio, ragazzi. Dovremmo entrare a fare compere o a derubare qualcosa, non lo sappiamo. Io vi saluto qui, vi ringrazio di aver seguito il nostro quinto episodio, sì, adesso arrivo zio, il quinto episodio di Red Dead Redemption. Ci vediamo per il sesto, ve lo registro subito qui in città, vedremo anche ragazze che casini con Mila a Valentine. E che altro dire, grazie a tutto, se vi è piaciuto il video mettete un pollice su, un bel mi piace, oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il sesto episodio andrà online e ve lo registro. Sì, aspetto fuori, arrivo, oh, zio, non continuare. Che altro dire, ci salutiamo sempre con la frase che diventerà iconica per il nostro gameplay: fuori legge per la vita. Ciao ragazzi, alla prossima.